Guti Smirnov, che invece addirittura avevano raggiunto il livello 4. Di un livello più basso, Stacey Kemp e David King, il cui personale si aggira sui 50 punti. Sì, neanche lo stagionale, addirittura 43. Purtroppo questi ragazzi sono molto molto migliorati nelle ultime stagioni, soprattutto negli elementi di coppia, però non riescono a migliorare nei salti in singolo. Solitamente presentano solamente un doppio flip, che a questo livello è veramente un po' pochino, insomma. Vediamo se anche questa volta sarà così. La musica è dei Linkin Park, Numb, allenati da Mariusz e Dorota Siudek, i polacchi che hanno davvero dato tantissimo, campioni europei a Varsavia, anche se poi hanno dovuto rinunciare proprio durante un mondiale a causa di un infortunio di Mariusz alla schiena. Buono il doppio twist intanto, non triplo come le coppie precedenti, ma ben eseguito. Ed è così anche questa volta, doppio flip. Il triplo loop lanciato c'è. Sequenza di passi in linea retta. Buona la velocità d'entrata nella trottola combinata in coppia. Qui è molto importante la tensione, il modo in cui gli atleti riescono a creare questo effetto di tensione proprio tra uno e l'altro. Si sviluppa la velocità se c'è una buona coordinazione. Ai, e lui sbaglia completamente. Questa va a livello 0, vuol dire che viene cancellata completamente, non prende nessun punteggio. Questa doveva essere una fly change combination spin. Esatto, da soli. Brutto errore per David King. Ecco il sollevamento di gruppo 4. Buono invece il sollevamento. Spirale esterna dietro. Abbastanza bene. E guarda, la combinata in coppia, probabilmente a livello, anzi no, la loro non era la combinata in coppia, era la combinata, scusami, in parallelo, programmata probabilmente come volevano programmarla loro, a livello 4, vale intorno ai 4 punti, e quindi presumo che avranno veramente una detrazione, una penalità pesante, considerando che già il loro personal di solito si aggira intorno ai 46-48, togliendo quei 4 punti sono davvero tanti, e qui 4 punti si scende giù in classifica Sì, terribilmente, prepotentemente. sì. Tra poco intanto vedremo Aliona Savchenko e Robin Zolkovi, che non hanno partecipato ai recenti campionati di Germania per risparmiarsi dopo una stagione piuttosto intensa. Hanno vinto Maylin Hausch e Daniel Wende con 147-16, quindi al di là di Savchenko e Zolkovi un livello in Germania ancora non altissimo. Qui la regia internazionale dovrebbe riproporci il momento Doppio dell'errore. flip prima, guardate la gamba sinistra di lei com'è alta, e è un doppio flip, quindi è già è un salto non troppo difficile. In più la qualità di esecuzione non è stupenda, perché la posizione in aria anche nel lanciato è un po' come arricciata, non è completamente distesa, e questo fa sì che il famoso GOI, ovvero sia la qualità dell'elemento assegnata dai giudici, non può andare in positivo.
deve andare un pochino in negativo per forza. In più c'è l'errore pesante, eccolo qui, adesso lo vediamo, lui va sulla punta, stacca, non riesce a prendere l'equilibrio sulla gamba destra, mette giù il piede e a quel punto proprio la trottola non è stata eseguita, non ha compiuto neanche le minime rotazioni necessarie. Sono 3.5 punti di base a livello 4 quella trottola, che sono persi sicuramente. Il cambio di posizione nel hand to hand di partenza, il sollevamento, abbiamo visto tutti i sollevamenti per regolamento devono essere di gruppo 4, quindi partiti da mano nella mano, però poi in aria possono variare la posizione e scendere poi in diverse maniere. Kempe King quest'anno hanno partecipato alla tappa negli Stati Uniti ma non hanno raccolto neanche un punto, e questa è la spirale con cui hanno chiuso il programma. Adesso vedremo il punteggio ma poi daremo anche conto dei risultati in occasione proprio del warm up di ciò che è accaduto in Canada, negli Stati Uniti. Sono punteggi importanti di riferimento. Ecco intanto Marius Siudek che saluta nella zona del Kiss and Cry. Ecco, infatti 45-26, hanno comunque fatto meglio, è il loro stagionale, pensa senza l'errore, probabilmente senza sarebbero andati vicini al loro personale che ricordo è di 49-36, 45-26. Devo sì, vedere. Hanno preso 4.5 punti per il doppio Lutz Twist a livello 3 all'inizio del programma, niente punti come abbiamo detto per la trottola combinata in parallelo.